Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Delia e oggi vi voglio far vedere la mia stanza nuova. Siccome un po' di persone mi hanno chiesto perché stiamo facendo i lavori in casa e stiamo rinnovando un po' tutto, e dato che la mia stanza al momento è il posto dove faccio il 90% dei miei video, quindi è diventato un po' uno spazio iconico del canale, e siccome dietro iniziate a vedere piano piano tutti i cambiamenti, adesso è quasi ultimata, diciamo al 95%, quindi ci tenevo a farvi vedere un po' com'è, cos'è cambiata, eccetera. In realtà stiamo dividendo tutta la mia casa, essendo che mio padre è in pensione, eccetera, insomma, per vari motivi familiari vogliamo dividere la casa e fare due case diverse, due appartamenti diversi, quindi la mia camera è stata intoccata, ma ne abbiamo approfittato per rifare un po' tutto, mettere a posto tutto, rinfrescarla, mettere a posto i problemi che c'erano, eccetera, e quindi la casa adesso è tutta un disastro, la stiamo mettendo a posto, però la mia camera è a posto, è finita, ho dovuto dormire per un po' di tempo fuori dalla mia camera, ma ora finalmente è tutto a posto, quindi vi voglio far vedere com'è. Ok ragazzi, quindi questa è la porta e questa è la stanza nuova. In realtà non cambia molto, cambia alla fine che le pareti sono bianche, quindi ho tolto tutto, ho tolto qua il quadro, quello di New York, qua ho tolto tutte le foto, non volevo altre foto, anche lì avevo varie foto, ho tolto praticamente tutte le foto che c'erano, tranne la vision board che ho riattaccato qua. La mia vision board con tutti i personaggi che ammiro di più e anche vari sogni che ho nel cassetto, eccetera, da vedere ogni giorno. Però diciamo che più che altro è cambiato quello come cosa principale. Mi serve di più una cosa del genere sia per fare video che per fare casting. Insomma, è anche più pulito, non mi piaceva più il colore di prima, era venuto già più scuro di quanto lo volessi. Però cambiarlo era difficile, bisognava prima fare altro. In più là in alto c'erano problemi di muffa, perché essendo una stanza nord c'erano problemi di muffa, e quindi anche qui dietro, anche lì dietro abbiamo fatto questa vernice che è termica, è tipo una vernice un po' che dovrebbe riscaldare di più durante l'inverno, dovrebbe mantenere anche la temperatura migliore. Abbiamo aggiunto anche questo termosifone, così dovrebbe fare anche più caldo, quindi ho uno e due termosifoni e niente, quindi è un po' meglio. Nel senso, mi piace di più, è più spaziosa, è più libera. Ho tolto un sacco di cose dalle pareti. Iniziamo da qua. Quindi, vabbè, sedia è rimasta la stessa, questa è rimasta lo stesso. Qua, in realtà, la scrivania è rimasta uguale. Qua, invece, ho cambiato, ho tolto un sacco di cose qui sotto. Ho messo solo i miei integratori e qua le varie pietre. Qua ho il mio bonsai, Bonnie. Una foto, qua varie cose, una GoPro vecchia che non utilizzo. Qua ho tolto un sacco di cose, sono tutti ricordi, comunque tutte cose sempre che volevo mantenere, come un po' gli accessori. Là in alto ho tolto tutto, ci sono i faretti che adesso vi accendo. Poi c'è il letto che non ho ancora cambiato, ma devo cambiare e almeno questa parte qua, perché non mi piace più questo grigio, vorrei anche questo bianco, quindi sto cercando un completo diverso. Qua invece in questa parete c'è la vision board, c'è lo specchio, sono io, appena fatto la doccia. Questi due, vabbè, devo tenerli per forza, la luce, questa qua, ci faccio sempre i video, quindi devo per forza mantenerla. E qua c'è l'altra luce, che è la mia ring light, con cui faccio sempre i video, anche questa è sempre attaccata, per forza. Tra l'altro ragazzi, mancano i tappeti, avrei due tappeti bianchi, uno qua e uno qua, ma sono a lavare anche quelli, abbiamo fatto proprio una pulizia completa. Questi sono quelli che uso per fare meditazione e yoga. Qua c'è la tenda bianca, questa con dietro nascosti i pesetti con cui mi alleno tutti i giorni. Questa è la mia vista di casa mia, il mio giardino, là c'è la palestrina dove a volte mi alleno, là il garage, la mia macchina, varie cose. Stiamo ristrutturando in realtà tutta la casa perché vogliamo dividerla. Lì c'è il cestino, niente di che. E questa parete invece anche qua ho tolto un sacco di cose, qua ho lasciato delle rose, ricordo, il Buddha d'oro dicono che dovrebbe aiutare a portare più entrate se messo all'inizio di un'attività, quindi vicino alla porta, e mi piaceva, l'ho messo, e tra l'altro se guardate anche davanti a Gardaland o davanti ai ristoranti cinesi o attività lo vedete quasi sempre, o proprio all'entrata, all'ingresso. Questo è ricordi vari, tutte le cose che vedete, gli accessori in realtà sono tutti ricordi vari di tutti i posti dove sono stato. Qua tutti i miei libri, questi sono i libri che devo ancora leggere e questi sono invece
i libri che ho già letto. Qui c'è un bonsai finto. E qua invece, vabbè, il comodino l'ho lasciato uguale, con il primo cassetto le mie cose, sotto i vestiti, i pigiami, cose varie. Il libro che sto leggendo, qua la lampada del sale dell'Himalaya, quello per caricare l'iPhone e l'Apple Watch. Qua la sveglia, insomma, l'orologio. Qua tengo ovviamente i fili anche per... Ho organizzato anche lì dentro, non vi faccio vedere, però sono tutti i fili organizzati, il Mac. Qua invece i profumi. Ho tolto un sacco di profumi perché ho detto, cosa faccio? Allora, la soluzione era due cose. O allungavo e trovavo un altro modo per mettere tutti i profumi che mi stanno arrivando, oppure ho detto, ma scusa, i profumi saranno infiniti perché continuano ad arrivarmene, quindi non ha senso metterli tutti. Allora ho trovato un sistema che metto solo quelli che mi piacciono di più, o comunque a rotazione quelli che utilizzo di più, che vi voglio far vedere. Qua, prima mensola quelli di nicchia, seconda mensola quelli freschi, terza mensola quelli più caldi invece per l'autunno, eccetera, per le serate. In modo che ho le tre parti, di solito cerco di tenerne uno per brand e gli altri invece li ho sotto il letto. Quindi quando li voglio utilizzare o far vedere, comunque mi sono organizzato qua sotto il letto le mie varie cose, i miei zaini, massaggiatore, l'hall tamburo. Qua ho tutti testerini vari, ne ho tantissimi, profumi, e qua mi sono fatto le scatole per la... con tutti gli altri profumi, che non è che non sono buoni, anzi sono tutti buoni, è solo che non ho spazio per tenerli lì, quindi sono quelli che probabilmente cambierò in continuazione da tenere lì oppure lì, insomma, in base al momento, quando non mi serve utilizzo. E questa è la seconda, sarà la seconda scatola da riempire con i nuovi profumi. E qua invece, da questa parte, ho la mia chitarra, che con cui mi sto allenando, ogni tanto faccio tutte le mie fasce Mister Italia, che avevo vinto i concorsi, scusatemi ragazzi, le mani, ma ho appena fatto la doccia, devo ancora finire Mister Italia, Mister Model International quando ero a Miami, Italy quando ero nelle Filippine per Mister World, poi c'è Mister Cinema, tutti i vari ricordi. Questo è il diploma, liceo linguistico, fatto a Verona e uscito con 80, questa invece è la laurea in scienze della comunicazione. Questo è il mio armadio, qua ho magliette, insomma, parte sopra. Ah, e ragazzi, avevo anche appeso io sull'armadio questi qua, se vi ricordate, tutte le mie tipo affermazioni positive, cose varie. Invece che averle appese qua fuori, che erano un po' bruttine, alla fine le ho appese dentro, così sono un po' più invisibili, ma ci sono comunque. Poi qua invece ho parte sopra lunga, qua altre affermazioni. Qua invece ho le camicie, i cappelli, cose varie, magliette strane, altre affermazioni e il coso di The Secret, dalla legge dell'attrazione, il come si chiama, il l'assegno falso, finto, insomma, per manifestare il quanti soldi vuoi nella vita, che tra l'altro il canale The Secret mi aveva ripubblicato, il profilo Instagram mi aveva ripostato. Qua parte sotto invece con i vari accessori, là ho messo gli integratori, una volta io gli integratori li avevo lì sotto con una scatola, invece ho detto, beh, li tengo qua, così sono nascosti e sono più, cioè c'è meno casino, meno roba. E qua altre cose varie di sport, eccetera. Diciamo che in generale c'è meno casino nella stanza, ho tolto un sacco di cose. Questa invece è la parete che vedo io di solito, quindi non la vedete nei video, e anche questo ho cercato di togliere un po' di cose, però vabbè, qua ho la PlayStation, varie cose, la TV e tutto, vari accessori, qua ho tante delle robe che mi arrivano, qua le cose da palestra, qua tutte le cose per invece il... per fare i video, qua tutti i videogiochi. Questo invece è giardino zen che mi ha fatto mio padre, questa è Alexa. Stop. Questi accessori di quando sono andato in Spagna, in Messico, una katana, vabbè, questa è perché adesso devo vendere l'iPhone, che mi arriva l'iPhone nuovo, sempre vari accessori, un altro bonsai finto, come avete visto mi piacciono molto i bonsai. Accendo la luce così si vede di più. Questa è una cosa che mi aveva regalato. Qua invece ho tutti i souvenir vari che ho racchiuso in un'unica mensola. Il mago nero, ovviamente. Appena finito di vedere Yu-Gi-Oh, ragazzi, riguardatelo perché è bellissimo. Lo trovate su Netflix e poi le altre stagioni le trovate un po' in giro su internet. Bellissimo.
Quindi niente, qua tutti accessori, ricordi vari. Questa è la TV, un 49 pollici della Samsung, da un sacco di problemi, ragazzi, non comprate mai una TV Samsung. Qua documenti, i due trofei, tutte le mie candele, altri ricordi, una rosa. E questi sono i trofei di Steven Torrisi quando ho fatto la serata che ho vinto l'Oscar della moda a Milano, e questo invece per Mr. Europe quando sono andato sempre a Miami. E là invece altri ricordi vari, peluche, ricordi di altre cose, poi ho una Lamborghini giocattolo che mi hanno regalato per quando prenderò la mia, Save Soil, insomma cose varie, il condizionatore. E basta in realtà, ragazzi, mi sa che questa è la stanza, non c'è altro da farvi vedere. Quindi, l'ultima cosa che c'è da farvi vedere sono le mie medaglie. Quando entri, queste sono le mie medaglie di nuoto. Tra l'altro sono appena tornato dalla piscina e ho detto, dai, voglio perdere un po' di peso, torno a fare un po' di piscina. Mai più, non ci torno mai più. Trauma, piuttosto vado a correre, torno a fare box, torno a fare qualcos'altro, ma mai più. Qua era quando ero andato ai campionati nazionali, sia a Roma che a Riccione, agli italiani, e queste sono varie cose, tipo anche, cioè, cose tipo semplici, piccoli tornei, anche cose locali o regionali, insomma, niente di troppo eccezionale, però sono sempre ricordi. E basta, ragazzi, e là c'è il mio orologio. Quindi ecco qua, la stanza in realtà è molto più pulita, molto più fresca, più spaziosa, meno pesante, anche nei video è molto meno pesante. Ah già, vi faccio vedere anche i faretti come sono, a volte li vedete nei video accesi, mi piace che col bianco, che sia tutto bianco qua, si vedono bene. E ho anche questi qua, sono molto carini, e in più ho anche un'altra luce qua dietro al letto, se riesco a trovarla, vediamo se riesco a trovarla. Ah, eccola qua, perfetto, che anche questa a volte la vedete dietro ed è carina, insomma. Quindi ecco qua, l'idea era anche magari di prendere un letto di quelli che si chiudono, in modo che faccio più spazio nella stanza e viene chiuso lì come un mobile, però boh, alla fine guardando in giro ho detto vabbè, è anche la mia stanza, insomma, io sono ancora qui, quindi non voglio neanche fare troppi investimenti o altro, perché prima o poi me ne andrò via, o comunque terrò questa come base o altro, non so bene cosa farò, però insomma direi che per ora è più che sufficiente per quello che mi serve. Quindi niente, ecco qua. Quindi ecco qua, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Adesso c'è un po' più di fresco, c'è un po' più d'aria nella stanza, si respira un po' di più, con tutte quelle cose ammassate non era il massimo, è comunque, ci sono comunque varie cose, non è assolutamente minimal come il mio stile eccetera, però diciamo una via di mezzo, anche perché è la mia cameretta, come ho detto, quindi non voglio renderla troppo di design, troppo minimal, è comunque la mia camera, quando farò la mia casa la farò come voglio, però al momento diciamo che c'è la sua personalità, ha le mie cose, ci sono i miei ricordi, e in più cerco di renderla il più piacevole possibile e più minimal possibile. Quindi ecco qua, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, ditemi che cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi, datemi un'occhiata anche su Instagram e ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!